Abbiamo fatto una buona partita di nuovo come squadra, pochi errori, avevamo la palla che era incisiva, che metteva in difficoltà gli avversari. Sono contento per la vittoria. Come non ci siamo smontati nelle sconfitte precedenti, non ci vogliamo illudere in queste momentanee vittorie. Siamo però molto contenti di aver visto il nostro pubblico sugli spalti numerosissimo e felici di vederci giocare bene. Questa è la cosa che ci rende più orgogliosi, appunto, vedere Castagnole stracolmo, contento di vedere una bella partita. I primi due obiettivi sono arrivati, quindi i play-off e anche la semifinale di Coppa Italia, un altro bel risultato. Adesso però vorrei chiederti un ricordo, visto che purtroppo oggi la pallapugno piange un ragazzo, uno di noi, uno di voi, Alessandro Bessone, un tuo ricordo. Sì, sicuramente è stata una pugnalata, una saetta che arriva inaspettata alla notizia di oggi, e ci tengo particolarmente a dedicare questa vittoria al Besso e un saluto particolare, un abbraccio per quello che possa valere a Elisa, a Carlo, ai genitori di Ale. Io me lo ricordo da quando ero piccolino, che mio papà giocava con lui, ero sempre lì in mezzo alle scatole negli spogliatoi, e ho un ricordo di Besso speciale che nulla potrà cancellare. Come dicevi prima bene tu, noi, io e Paolo eravamo particolarmente innamorati da piccolini di Ale e di Elisa, tant'è che quando è nato mio fratellino, se era una femmina l'avremmo chiamata Elisa, se era un maschio l'avremmo chiamato Alessandro, e così è stato. E quindi un abbraccio speciale a Besso, alla sua famiglia, a lui ovunque sia. Pensiero stasera assolutamente ad Alessandro. Perdo un grande amico, una grande persona per il mondo del balloon, ma penso che perdiamo un uomo che ha saputo dare tanto non solo alla pallapugno, ma a Villanova, a tutti gli amici che aveva, sicuramente un grande papà, e questo è un pensiero che mi tocca fortemente. Quindi faccio le condoglianze alla sua famiglia da parte mia e di tutta la società, della sua balcone, dell'Acqua San Bernardo, di Federico, e mi auguro che Elisa e tutta la famiglia si faccia forza in questo momento difficile. Gli siamo molto vicini. Un saluto a Alessandro e ci vediamo lassù quando sarà ora.